La vita scorre velocemente perché la morte la insegue. Cavalcando il vento, fendendo l'acqua e solcando la terra con velocità fulminea e intenzioni micidiali. La velocità è l'arma scelta da molti temibili assassini, ma è anche una valida strategia di difesa per molte prede. Così la vita corre una continua corsa. E la corsa della natura è una corsa verso la morte, dove il più veloce emerge, vittorioso e nato per uccidere. Città ossessionata dalla velocità, in un mondo in rapido mutamento, le meraviglie tecnologiche dell'uomo hanno contribuito a produrre un miracolo quotidiano. L'ingorgo. Velocità zero. Ma nei cieli sovrastanti un altro miracolo quotidiano che pochi notano. L'essere più veloce della Terra sta raggiungendo la velocità di quasi 400 km orari. È il falco pellegrino. A New York la popolazione di falchi pellegrini è in aumento, circa 16 coppie. Questi piccoli rapaci di solito vivono su alte scogliere affacciate su vaste aree aperte come praterie, tundre e anche città, dove gli alberi non ostacolano un attacco aereo diretto. Mentre nelle strade sottostanti l'intricata confusione umana si fa numerosa, su, in alto, i grattacieli della città offrono perfetti punti di appoggio ai maestri cacciatori per sorvegliare il paesaggio. Una delle loro prede preferite? I piccioni. Qui ce ne sono molti. Con delle bocche da sfamare, questo grande maschio deve andare a caccia. E quale posto migliore di Central Park? Questo falco cresce da 33 a 48 centimetri in lunghezza e pesa meno di un chilo, ma è nato per la velocità pura. Quando un falco pellegrino si tuffa, assume la posizione di picchiata, con le ali affusolate leggermente curve come quelle di un aereo da guerra e le zampe spinte indietro contro la coda. La pressione derivata da questa picchiata probabilmente farebbe scoppiare i polmoni di un altro uccello. Si pensa che le narici del falco si siano specializzate per ridurre la velocità dell'aria in entrata. Anche i piccioni sono esperti volatori. Raggiungendo la velocità di 96 km orari possono sfuggire a molti attacchi. I piccioni hanno anche un'altra strategia di sopravvivenza. Quando viene minacciato, lo stormo si muove compatto in formazione, in modo molto simile a un banco di pesci. Questo confonde i predatori, rendendo difficile l'individuazione del singolo uccello. C'è la sicurezza data dal numero. Ma quando un uccello è solo, neanche il volo più elaborato è sufficiente. Attaccando dalle spalle con un'alta velocità, il falco frena e afferra il piccione con gli artigli letali. Quindi, con una fantastica acrobazia aerea, il maschio allunga in volo la preda alla sua compagna. Lei penserà a portarla al nido, in modo che tutta la famiglia possa banchettare. Una nuova generazione di falchi con una predilezione per la carne e un grande talento per la velocità. Il segreto della straordinaria velocità del falco pellegrino ha a che fare con un miracolo della fisica all'interno delle sue ali. Le ali sono la chiave del volo, un
capolavoro evolutivo che gli uomini hanno a lungo ammirato e spesso emulato, anche se mai realizzato in maniera così efficiente come gli uccelli. Con la parte inferiore piatta e la cima arcuata e appuntita, le ali sono disegnate per spostare l'aria mentre fendono il cielo. Ce ne sono in una varietà di forme e grandezze, molte delle quali sono fatte per la velocità. L'aquila arpia, uno dei rapaci volanti più grandi del mondo, ha ali molto ampie per spostarsi senza sforzo sulla volta del cielo, una forma spesso imitata da molti dei più grandi aeroplani. La velocità mozzafiato del minuscolo colibrì, che può battere le ali fino a 80 volte al secondo, può facilmente surclassare le nostre più agili macchine volanti. E il più veloce di tutti, il falco pellegrino, ha ali progettate per una velocità assolutamente portentosa. Quando un falco pellegrino si tuffa, piega leggermente le ali, creando una forma perfettamente aerodinamica, minimizzando la resistenza dell'aria. Nel fare questo, il falco usa la forza di gravità per la sua discesa, sfruttando l'accelerazione della massima velocità e raggiungendo dei livelli veramente straordinari. Quale fosse esattamente la sua velocità è rimasto un mistero per molto, finché un uomo decise di usare un approccio non convenzionale per scoprirlo. Ken Franklin aveva un piano: tuffarsi in picchiata con un falco pellegrino. Lui e il rapace si sono tuffati insieme da un aereo, precipitando verso terra a notevole velocità. Quando Ken raggiunse la sua velocità massima di 193 km orari, lanciò un peso con un pezzo di carne attaccato che il falco cominciò a seguire. Conoscendo la velocità del peso, riuscì a determinare quella del falco. Quello che scoprì fu stupefacente. Ken cronometrò il falco alla stupefacente velocità di 389 km orari, mostrando che in termini di velocità naturale, il falco pellegrino è l'essere vivente più veloce della Terra. Il campione di velocità, perfettamente progettato e nato per uccidere. L'ala è un capolavoro ineguagliato in cielo, che dà ai più grandi volatili del mondo la supremazia nel regno dell'aria. Ma nel profondo emisfero sud vive un altro curioso uccello. Un uccello che neanche vola. Il pinguino Papua è l'uccello più veloce nell'acqua. Vivendo in Antartico e nelle isole vicine, questo volatile di 5 kg usa le sue corte ali impermeabili come pinne, muovendosi nell'acqua gelata con velocità impressionante. Uno spesso strato isolante di grasso mantiene il calore, mentre la sua liscia forma aerodinamica, con le piume compatte, lancia il Papua alla velocità di 36 km orari. Ed è bene che nuoti veloce, perché in queste acque ci sono killer anche più veloci di lui. Emergendo dall'ombra, un grande maschio di leone marino è sulle tracce del Papua. La migliore possibilità di salvezza per il pinguino è di lanciarsi sulla terraferma e correre al sicuro. Anche se la loro vera abilità è dentro l'acqua, questi pinguini possono correre veloci come un uomo. Ma questo non fermerà il cacciatore. Quando il leone marino giunge a riva, cambia semplicemente marcia e si lancia al galoppo dietro gli spaventati Papua. Due esperti nuotatori in corsa con tutte le loro forze attraverso un paesaggio sterile. Il leone marino, lungo fino a 2,5 metri, con i suoi 300 kg di peso, ha delle pinne posteriori orientate all'indietro, così la massiccia creatura, simile a un orso, usa le forti spinte dell'osso pelvico per spingersi in avanti. Ma né il pinguino né il leone marino sono abituati a queste estenuanti corse sulla terra. Il loro talento è in acqua. Presto, tutti e due sono sopraffatti dalla stanchezza.
Questo fa guadagnare al pinguino una breve pausa dall'inseguimento, ma alla fine non ci sarà nessuna pietà. Con le ultime energie rimastegli, il leone marino placca l'uccello esausto e gli spezza il collo. La caccia è finita e il pinguino è morto. Il papua può essere il più veloce uccello in acqua, ma sulla terra il suo piccolo passo non può reggere il confronto con l'avanzare massiccio del leone marino. Il leone marino fa parte di un gruppo di carnivori che si sono evoluti per prosperare in acqua. La velocità acquatica richiede forme completamente differenti dalla velocità sulla terra o in cielo. È molto più difficile muoversi attraverso un liquido che non nell'aria. Più attrito significa maggiore resistenza. Ma la vita ha una soluzione. Nel profondo blu dell'oceano aperto vive una creatura che incarna la velocità acquatica. Pochi possono reggere il confronto con il tonno rosso gigante. La più antica e più grande delle specie di tonno arriva a 3 metri di lunghezza, quasi il doppio dell'altezza di un uomo medio. Ed è veloce come un motoscafo. La sua ricetta per la velocità è semplice quanto efficiente. Questa massa di muscoli di 680 kg, con una linea aerodinamica fatta per tagliare l'acqua, viene spinta dagli ampi movimenti della forte coda a mezzaluna, fino a velocità di circa 80 km orari. Questa notevole velocità aiuta il tonno nella caccia a sfuggire a potenziali predatori e a migrare. Il tonno rosso può attraversare oceani interi, distanze di più di 9.000 km, ed è uno dei più grandi e veloci migratori della Terra. È come andare da Los Angeles a Tokyo e impiegare solo un mese. Durante i loro viaggi sono sempre alla ricerca di un pasto. Un banco di sgombri va benissimo. Questi piccoli pesci possono sembrare un facile bersaglio, ma in maniera molto simile ai pigioni, si affollano in una massa in movimento. Decine di migliaia di questi piccoli pesci nuotano insieme, dando forma a un singolo immenso animale nella speranza di confondere i predatori. Ma i tonni non si fanno ingannare. Zigzagando dentro e fuori la massa di pesci, fanno i turni a radunare questa gigantesca palla, piombandoci dentro a prenderne grandi bocconi. Con occhi retrattili e pinne dorsali e pettorali che possono aderire strettamente al corpo, possono ridurre l'attrito con l'acqua, dando scatti di velocità fulminea. Nella confusione, i delfini vengono attirati dalla mischia, in cerca di un pasto gratuito. Invece di cacciare i delfini più piccoli, cosa che potrebbero fare agevolmente, i tonni di fatto sembrano collaborare con loro. Insieme radunano il gruppo di pesci, non permettendo loro di disperdersi né di scappare, e insieme banchettano. Il tonno rosso divide queste acque con qualcosa come 80 differenti specie di cetacei. I cetacei non sono pesci, ma mammiferi. Sono i discendenti dei quadrupedi pelosi che un tempo camminavano sulla terra. Comprendono tutte le balene, le focene e i delfini, alcune delle creature più veloci dei mari. È la coda del delfino che fornisce la potenza alla sua forma aerodinamica a siluro. Manovrate dai grandi muscoli della schiena e della pancia, le doppie lame della coda si muovono nell'acqua orizzontalmente piuttosto che verticalmente, come succede nella maggior parte dei pesci.
Solo poche semplici spinte di questo propulsore, caricato come una molla, può lanciare il delfino fino a 5 metri fuori dall'acqua, dandogli una visuale dall'alto e permettendogli di seguire le prede. Le pinne permettono manovrabilità e controllo nei tuffi, nelle curve e addirittura nelle frenate mentre filano nell'acqua in cerca di cibo. I delfini, inoltre, hanno una pelle speciale che li aiuta a massimizzare la velocità. Si pensa che le minuscole vibrazioni della pelle servano a ridurre l'attrito, mentre organi sensori molto acuti percepiscono le minuscole variazioni di temperatura e pressione dell'oceano. Attraverso l'istantaneo adattamento a questi cambiamenti, di fatto la pelle del delfino può sentire qual è il percorso più rapido nell'acqua, aiutandolo nella caccia e a sfuggire agli eventuali predatori. Nuotando alla velocità di più di 50 km orari, il delfino può facilmente avere la meglio sul più veloce degli squali. Nell'oceano, tra tutte le piccole balene dotate di denti, la più veloce è la focena di Dall. Sono delle nuotatrici tarchiate e muscolose e abitano esclusivamente le fredde acque del Pacifico settentrionale. Anche se normalmente vivono in gruppi familiari di circa 10-20 individui, non è insolito vederle in gruppi di migliaia a caccia di piccole seppie o di altri pesci. Quando si lanciano attraverso l'acqua fino a una velocità di 56 km orari, ogni volta che affiorano creano uno spruzzo caratteristico a forma di V, chiamato anche a coda di gallo. Nonostante la loro velocità, non sono al sicuro, nemmeno dalle proprie cugine. Pesando 40 volte di più della focena di Dall e ricoperta di un motivo simile a chiazze bianche e nere, quello che rende l'orca assassina così spaventosa è che è altrettanto veloce, capace di eguagliare la velocità massima della focena più piccola. Come tutti i suoi parenti, l'orca assassina ha una grande coda orizzontale che la spinge nell'acqua, mossa da uno spesso torso muscoloso. Dalla forma molto simile a quella dei nostri sottomarini più veloci. Mentre le orche spesso usano schiocchi ecolocalizzatori per cacciare e navigare, queste balene sono silenziose, sapendo che gli schiocchi possono rivelare la loro presenza. E quando inseguono la focena di Dall, la sorpresa è fondamentale. Quello che ne segue è una gara tra i due mammiferi più veloci nell'acqua. La focena è un avversario degno di rispetto, ma le orche hanno un piano. Mentre una blocca la traiettoria della vittima, un'altra le nuota sotto e la incastra. La focena è condannata. Le orche assassine spesso prendono tempo prima di uccidere le loro vittime, lasciandole dissanguare o consumare le loro ultime energie, dimenandosi senza speranza. Intelligente, veloce, organizzata e spietata, l'orca assassina è uno dei più abili predatori del mare, progettata per la velocità e nata per uccidere. Ma la velocità in acqua non è limitata agli oceani. Negli Stati Uniti occidentali, in un paesaggio solcato da un vasto sistema di ruscelli e vie d'acqua, un altro mammifero assai veloce si muove con un diverso tipo di velocità acquatica. Le lontre di fiume sono attrezzate con una serie di strumenti che gli permettono di scivolare, scorrere, torcersi e rigirarsi come siluri a una velocità di quasi 30 km orari all'inseguimento di un pesce e a volte, sembra, solo per divertimento. Con la sua forma completamente idrodinamica, le membra forti e i piedi palmati, la lontra si muove agilmente nell'acqua, sui ghiacci e sulla neve.
lunga e piatta funziona come una pagaia. E la spina dorsale flessibile si gira in quasi ogni posizione, conferendo alla lontra una impressionante velocità e agilità nell'aggrovigliato labirinto del fiume. Poche creature sono vivaci come le lontre. Apparentemente con un'energia senza limiti, continuano a giocare, scivolare e a fare le capriole anche molto a lungo dopo l'adolescenza, in maniera molto simile agli uomini. Ma tutta questa energia richiede molto carburante, significa che devono mangiare molto, l'equivalente di circa un quarto del loro peso corporeo al giorno. Così vanno a pesca. La primavera sulle montagne rocciose porta con sé un'esplosione di vita. Nuove creature emergono da ogni dove. Sono gli animali che si svegliano dopo il lungo sonno invernale. Lungo le sinuose vie acquatiche che attraversano queste montagne, le tenaci trote sono in viaggio, risalendo la corrente, verso i luoghi di riproduzione. Le trote sono veloci e si muovono rapidamente su per il fiume, lungo il faticoso percorso verso i loro luoghi di nascita. Per queste giovani lontre il fiume è in parte un campo di gioco, in parte un'aula scolastica. E le trote sono il tema della giornata. Hanno la velocità e l'agilità nei geni, ma i pesci sono svelti, astuti e stanno facendo una gara per salvarsi la vita. Le lontre possono chiudere orecchie e narici per tenere fuori l'acqua e, riducendo il ritmo cardiaco, possono rimanere in immersione fino a 5 minuti. Una lontra cerca di spingere il pesce verso suo fratello, ma il pesce è difficile da afferrare. Alla fine una giovane lontra fa una mossa intelligente e il gioco finisce. Ma in natura riuscire a prendere qualcosa non significa che sia tua. Con una presa furtiva l'altra lontra strappa la preda dalle zampe del fratello. A volte la vita non è bella. La velocità ha diverse dimensioni. Ci sono predatori che volano nei cieli con straordinaria rapidità e altri che si lanciano vertiginosamente attraverso l'acqua con velocità estrema. Ma molti dei più efficienti predatori usano un tipo di velocità completamente differente, quella dei riflessi pronti. Camuffato nella sabbia, questo cacciatore passa molto del suo tempo immobile, in attesa del momento giusto in cui la velocità paghi davvero. Anche il pesce più lento dell'oceano, l'ippocampo, che fluttua quasi immobile nell'acqua, sferra uno dei colpi più rapidi. Con il suo lungo muso, simile a quello di un cavallo, questo minuscolo killer risucchia un piccolo gamberetto. Armi veloci e specializzate come queste, di fatto, sono assai comuni nel mondo animale. Nelle acque fangose di una foresta paludosa, un giovane predatore è in cerca di una vittima. Abile nuotatrice, allenata per la velocità, questa ninfa di libellula un giorno prenderà il volo sotto forma di uno degli insetti volanti più veloci del mondo. Ma per ora vive qui. Infatti questi insetti passano la loro giovinezza in acqua. Respirando attraverso una branchia anale, che gli fa anche da motore a iniezione per una propulsione rapida, la ninfa di libellula è un predatore fulmineo e corre nell'acqua con una delle velocità più grandi di tutti gli insetti acquatici. Con le potenti mandibole e gli occhi enormi, va a caccia nelle profondità paludose, in cerca di una vittima. Un soggetto giovane andrà benissimo. Le ninfe di libellula dividono il loro ambiente acquatico con i girini che vivono dimenandosi nella speranza di riuscire un giorno a saltare sulla terraferma, ma la ninfa ha un'arma segreta. Sotto la testa nasconde una lancia con una filata punta uncinata che fende l'acqua con velocità idrodinamica.
un solo fulmineo colpo della sua arma nascosta e la ninfa trafigge il girino. Avrà bisogno di tutte le proteine che riesce a procacciarsi per la prossima fase della sua vita. Quando arriva il momento, la ninfa lascia l'acqua per sempre. Per la fortunata ninfa di Libellula che riesce a completare la metamorfosi, la vita diventa anche più vertiginosa. La libellula è uno degli insetti più veloci della Terra. Con le sue quattro ali può volare fino a raggiungere la velocità di 56 km orari. Avendo la capacità di librarsi a mezz'aria, muoversi e girarsi fulmineamente, si fa beffe di ogni aereo che l'uomo è in grado di costruire. In nessun altro insetto una così grande parte del peso corporeo è costituito da muscoli per il combattimento. Ma qualche volta anche questi veloci volatili devono rallentare e occuparsi di altre faccende, e una preda distratta è un bersaglio facile. Il veloce agguato e le straordinarie acrobazie procurano alla rana toro un pasto doppio. E per lei tutto fa brodo. La velocità è la misura del movimento di un corpo, semplicemente quanto sia veloce. L'accelerazione è il tasso con il quale un corpo in movimento aumenta la propria velocità nel tempo. L'uomo più veloce della Terra può arrivare da 0 a 40 km orari in meno di 4 secondi. Un'automobile media può andare da 0 a 100 km orari in circa lo stesso tempo. Con l'aiuto della tecnologia abbiamo aumentato la nostra capacità di accelerare a velocità anche maggiori. Lo Space Shuttle può andare da 0 a 400 km orari negli stessi 4 secondi. Ma quando parliamo di accelerazione pura, tutti i nostri sforzi scompaiono in confronto a una piccola bestiola che succhia il sangue. La pulce. Quando una pulce salta, accelera 50 volte più velocemente dello Space Shuttle. Saltellando ovunque in un'implacabile ricerca di sangue, arriva anche a coprire 200 volte la sua lunghezza, come se un uomo saltasse fino a 300 metri. E con la capacità di sopportare una forza 200 volte più forte di quella della gravità, essa è virtualmente indistruttibile. La pulce è dotata di zampe posteriori modellate in modo particolare che funzionano come una catapulta a molla, che la lanciano in aria. Una pulce può saltare centinaia di volte in un'ora, rimbalzando casualmente finché non trova una vittima. Le pulci sono gli esseri viventi con la maggiore capacità di accelerazione dell'universo. Una bestiola saltellante che si lancia nell'aria con impressionante velocità, nutrendosi del sangue di altri esseri viventi come molti dei suoi cugini. Ma tra i selvaggi orizzonti di acace, nelle foreste e nelle praterie tropicali africane, un altro inverosimile killer usa un diverso tipo di accelerazione per uccidere le sue vittime una ad una. Piccolo, tarchiato, buffo di aspetto. Non pensereste mai che il camaleonte è un superbo predatore. Ma questi bizzarri rettili hanno un talento nascosto che funziona con velocità fulminea e accelerazione istantanea. La morte arriva sulla punta di una lingua appiccicosa. L'imponente appendice del camaleonte è in effetti solo un lungo muscolo con dei particolari filamenti che, se piegati, provocano quella che gli scienziati chiamano una supercontrazione. Quando viene srotolata, la lingua, caricata come una molla, si allunga di 6 volte le sue dimensioni a una velocità di più di 22 km orari. Il tiro più veloce della foresta. Una leggera oscillazione aiuta a determinare la distanza dalla preda. Mimetizzato nell'ambiente circostante, il camaleonte osserva con occhi che hanno un movimento indipendente l'uno dall'altro, permettendogli una visione a quasi 360 gradi. La sua coda prensile è legata strettamente a un ramo per fare da leva.
Quando la lingua esce dalla bocca, è una lunga protuberanza rotondeggiante, ma appena prima dell'impatto i muscoli si contraggono, formando una ventosa con la punta. La ventosa è abbastanza forte per intrappolare le prede che la saliva appiccicosa da sola non potrebbe trattenere. Tutto quello che ora il camaleonte deve fare è di riavvolgere il pranzo. Un killer incredibile. Il camaleonte e la sua lingua ingegnosa sono davvero nati per uccidere. Ma quando si parla di attacco veloce, pochi possono competere con il serpente. Uno dei più veloci è una vipera del genere Botrops. Questo serpente mortale, anche se piccolo, è capace di uno degli attacchi più veloci di ogni altro al mondo. Armata con denti simili ad aghi ipodermici che si ripiegano nella bocca, la vipera inietta un veleno tossico. Dotata di speciali fossette sul muso sensibili al calore e di una vista acuta, la vipera punta dritto verso la preda. All'ingresso di una grotta, un pipistrello banchetta con i frutti del suo bottino notturno. Ma è osservato. Nascosta su un albero vicino, la vipera si appende alla forte coda prensile, stendendo orizzontalmente il corpo verso la preda. Tutta l'energia del serpente viene conservata per un momento rapidissimo. L'attacco del serpente è così veloce che è difficile da vedere. Così veloce che quando la vittima se ne accorge, è già troppo tardi. La vipera ora deve ingoiare la preda intera. Ma l'articolazione dell'osso mandibolare è capace di spingere il pipistrello due volte la grandezza della testa della vipera nell'esofago. Il rapido attacco della vipera è un morso di velocità mortale. Ma un altro rettile cacciatore insegue gli animali selvatici africani con un diverso tipo di velocità. Uno degli unici serpenti velenosi del mondo che dà attivamente la caccia alla preda. Il mamba nero. Per secoli, nella cultura africana, sono state narrate le storie di un serpente alato di spaventosa lunghezza, a caccia sulle alte cime. Oggi il mamba nero è ugualmente temuto, ma non per via delle leggende. È temuto perché è il più grande serpente velenoso dell'Africa. E si pensa sia il serpente più veloce del mondo. Piegando e rilasciando le squame dorsali e laterali, il mamba si spinge con movimenti a forma di S. Misura più di 4 metri di lunghezza ed è un cacciatore diurno. Conosciuto per la bocca nera che gli dà il nome, il mamba possiede una forte neurotossina che viene iniettata con il morso di due denti affilati. Una sola goccia di questo veleno può uccidere un uomo attaccando il sistema nervoso e fermando il cuore. Il mamba può muoversi a 24 km orari, veloce come un uomo in corsa. Uno dei serpenti più veloci e aggressivi del mondo, il mamba nero, è veramente spaventoso. Progettato per la caccia e nato per uccidere. Mentre alcuni rettili strisciano e alcuni attaccano, altri semplicemente corrono. Varani, basilischi e anche coccodrilli smentiscono spesso la loro reputazione di animali a sangue freddo, lenti e letargici, correndo sul terreno con sorprendente velocità. Perché sulla Terra, quando bisogna arrivare da qualche parte in fretta, non c'è niente di meglio che correre. Siccome correre è naturale, sembra la cosa più semplice, ma in effetti è una parte sorprendentemente complicata di ingegneria genetica. Un'intricata rete di ossa, muscoli, legamenti e giunture che si muovono fluidamente insieme. E nessuno potrebbe correre se non fosse per le giunture.
Mentre i muscoli delle gambe forniscono la potenza e i piedi danno la trazione sul terreno spingendo il corpo in avanti, le giunture permettono alle ossa di un animale di muoversi indipendentemente l'una dall'altra, dando alle gambe un'ampia gamma di movimenti e la capacità di eseguire falcate. E quando parliamo di velocità, il numero magico è il 4. Quasi tutte le creature più veloci sulla Terra corrono su 4 gambe, spesso con una velocità tale che i piedi toccano appena il terreno. In tutto il mondo, molti dei più feroci predatori terrestri scelgono la velocità come arma. Un grizzly può correre abbastanza veloce da prendere e uccidere un giovane alce. Anche i più grandi canidi del mondo possiedono l'arma della velocità. I licaoni delle pianure dell'Okavango raggiungono i 65 km all'ora. Il levriero, parente addomesticato dei canidi selvatici allevato per la corsa, può superare i 70 km orari. E il lupo grigio, uno dei più formidabili predatori del Nord America, nelle sue corse può raggiungere i 72 km orari. Ma l'evoluzione ha molti modi di livellare le differenze eccessive. Con tanti veloci predatori, anche le prede devono diventare veloci. Come questo impala, molte vittime hanno sviluppato andature speciali per avvertire la mandria che ci sono problemi nelle vicinanze, dandogli migliori possibilità di sopravvivenza. La vita sulla Terra è regolata da una corsa perenne che induce sia prede che predatori a svilupparsi in forme nuove e più veloci. L'antilocapra è il secondo animale più veloce sulla Terra, senza rivali nell'emisfero occidentale. Saltando 6 metri in una singola falcata, queste creature possono raggiungere la velocità di più di 100 km orari. Inoltre, tengono la lunga distanza. Sono infatti capaci di correre per ore. Le antilocapre sono paurose, sempre nervose e costantemente allerta per possibili elementi di pericoli nelle vicinanze. E ha ragione. Grassocce, con i loro succosi 45 kg di carne, sembrerebbero un banchetto perfetto per ogni predatore. E ogni lupo ucciderebbe per una cena a base di antilocapra. Ma queste creature simili ai cervi non sono prede comuni. Con una vista acutissima possono individuare il più piccolo movimento a più di 6 km di distanza. Mentre normalmente sono animali che usano il suono vocale per una quantità di interazioni sociali, quando sono in pericolo diventano silenziose. Semplicemente alzando il pelo bianco della groppa, avvisano altre antilocapre distanti anche 3 km che c'è qualcosa che non va. E in un attimo spariscono. Un lupo si lancia all'inseguimento sperando di prendere le più deboli e i piccoli. Ma a poche ore dalla nascita un'antilocapra può raggiungere i 72 km orari. Quando le antilocapre vanno al massimo, il lupo semplicemente non è più un avversario per le campionesse della corsa. A volte anche il grande lupo viene umiliato. Lupi e orsi sono cacciatori formidabili, correndo sulla Terra a una velocità impressionante. Ma non hanno nulla dei felini. I felini sono tra i predatori più veloci sulla Terra. I leopardi superano i 60 km orari. Anche i leoni possono raggiungere velocità maggiori di 60 km all'ora. Le tigri possono correre a 80 km orari. Ognuno veloce più del doppio di un uomo. Ma di tutti i corridori del mondo nessuno è veloce come il ghepardo. L'allenamento alla corsa inizia presto per i piccoli di ghepardo. Quello che sembra un gioco è la migliore istruzione che possano avere. Imparano a sopravvivere.
imparano a correre. Questa madre ghepardo ha catturato ma non ucciso un piccolo impala. Gli istinti del ghepardo in crescita sono perfetti, ma questa esecuzione è decisamente maldestra. Il piccolo impala ferito ingaggia una nobile resistenza, ma il risultato del duello è inevitabile. Questa è solo la prima lezione di una vita di caccia. I ghepardi fortunati che arriveranno all'età adulta potranno vantare la velocità maggiore del mondo sul terreno, essendo capaci di correre a 115 km all'ora. Più veloce dei limiti di velocità sulla maggior parte delle autostrade del mondo. Tutto di questo carnivoro è biologicamente concepito per la velocità. Il fisico snello e aerodinamico, le ossa leggere e le lunghe zampe gli danno la possibilità di bruciare 8 metri in una singola falcata. E possono farne 4 al secondo. La spina dorsale del ghepardo funziona come una molla, fornendo una spinta ulteriore a quella delle gambe posteriori per superare una distanza maggiore ad ogni passo. Le grandi narici si azionano come valvole di aspirazione, inalando l'aria per alimentare il grande cuore, i polmoni e le surrenali, rifornendo il motore che sta dietro l'eccezionale velocità. Durante la caccia i ghepardi iperventilano respirando 156 volte al minuto. Anche la particolare traccia nera delle lacrime sotto gli occhi del ghepardo si pensa abbia uno scopo nella corsa, riducendo il riverbero solare nelle vaste estensioni della savana africana, così che possa tenere gli occhi sulla preda. I ghepardi di solito sono cacciatori solitari, ma non è insolito per due fratelli maschi rimanere insieme dopo aver lasciato la famiglia. Questa alleanza aiuta i felini a difendere il territorio, trovare le femmine e cacciare. Questi fratelli chiazzati sono affamati, fortunatamente per loro gli gnu sono nelle vicinanze. Anche se la dieta del ghepardo consiste principalmente di prede più piccole, come gazzelle, impala, conigli e anche piccoli facoceri, essi non esitano a sfidare un animale grande come lo gnu. Osservando la scena da un punto appartato, scelgono con precisione il momento giusto per l'attacco. Anche se sono gli animali più veloci della Terra, possono mantenere la velocità massima per meno di 300 metri. Così aspettano pazientemente finché la preda sia più vicina possibile. L'istinto li aiuta a scegliere gli esemplari deboli, cuccioli, vecchi o malati. Ogni animale che si può rivelare un più facile bersaglio. I fratelli puntano l'obiettivo e la caccia ha inizio. Le zampe forti e fini del ghepardo gli permettono rapide e agili svolte. A differenza della maggioranza dei felini, i suoi artigli sono solo semi-retrattili. Le punte sono esposte per essere piantate nel terreno e fornire una trazione maggiore. La coda, lunga e folta, funziona come un timone, permettendogli maggiore manovrabilità e controllo. Ma lo gnu è un rivale competente, uno che corre per salvarsi la vita, capace di raggiungere velocità di più di 80 km orari. I fratelli gli saltano addosso. Afferrandolo con gli artigli, i ghepardi rallentano la preda e prendono posizione per ucciderlo. La morte avviene per strangolamento quando le forti mandibole e i denti affilati del ghepardo afferrano e stringono la gola della vittima. Devono mangiare più rapidamente possibile. Ogni leone, leopardo o iena gli ruberebbe facilmente il bottino così faticosamente conquistato. Anche se il ghepardo può non essere il più forte dei felini, è l'indiscusso detentore del primato di velocità in corsa, il corridore più veloce del mondo.
Le creature più veloci della Terra si sono evolute per milioni di anni, adattandosi per massimizzare la velocità. Per molti la velocità è un requisito per la sopravvivenza e la vita è un gioco senza fine di corse verso la morte. E tra le migliaia di esemplari che si adattano e si evolvono in ogni ecosistema della Terra, alcuni dei più feroci predatori corrono liberi, progettati per la velocità e nati per uccidere.